La prima volta che sono venuto in Valle dell'Orco è nel 54 con la bicicletta da corsa, quando ero fissato con il ciclismo e volevo diventare un campione ciclista, cosa che poi non si è realizzata, allora mi sono dedicato alla scalata, all'alpinismo. Io ho avuto la grande fortuna di conoscere nel 1973 Enrico Camanni perché mi ero iscritto alla SUCAI, che è la scuola di sci alpinismo. Enrico Camanni è stato veramente per me un amico fraterno col quale abbiamo diviso proprio l'inizio di tutte le arrampicate. Primavera 2022, è giunta finalmente l'ora di andare in trasferta con il progetto Dolomitiche. Questa volta volgiamo ad ovest, abbandoniamo le certezze della scalata che ben conosciamo ed andiamo a misurarci con le fessure, con gli incastri del granito. Sono sicuro andremo a fare delle belle scalate, ma manteniamo lo stesso spirito curioso che vuole andare a scoprire anche la storia che si nasconde dietro le pareti e ascoltare le testimonianze dirette degli alpinisti che con le loro imprese hanno dato una vita e un'anima a queste rocce. I personaggi emergenti dell'alpinismo torinese sono Giampiero Motti, che è giovanissimo, io e po' qualche tempo dopo anche Giancarlo Grassi. Ci siamo subito simpatici, anche se siamo completamente diversi l'uno dall'altro, no? Tutti e due scopriamo di avere una passione per il nuovo. Il nostro obiettivo è mettere le mani su una pietra che nessuno ha mai toccato. E così cominciamo, per cercare un po' la nostra strada da indipendenti, a frequentare quelle che allora si chiamavano palestre ed era dove gli scalatori andavano ad allenarsi per le salite in alta montagna. Giampiero ha cominciato a tradurre queste cose, questi articoli che leggeva su Ascent, sulle riviste inglesi e ha cominciato a diffonderle tra di noi. E allora ci è venuta voglia di andare a trovare una nostra piccola California, ma non sapevamo dov'era. La prima volta che siamo venuti qua con Enrico avevamo degli schizzi fatti a mano da Giampiero Motti. Qui praticamente siamo stati i primi dopo di loro, dopo appunto i pionieri, a Maniera, questi a venire qua a provare a ripetere queste vie. Come sempre, la scalata è forse un pretesto, ma quello che poi conta di più è la condivisione dell'esperienza con gli amici. Abbiamo cominciato a girare. Giampiero aveva una casa nella Valle Grande di Lanz, però era subito chiaro che erano posti meravigliosi dove facevamo delle vie nuove, ci divertivamo in grande allegria, ma non era quello che cercavamo, perché non c'era qualcosa di totalmente diverso da cosa avevano fatto i nostri predecessori. A un certo punto a me viene in mente l'idea dei dirupi che ci sono sopra la strada di Ceresole. Quello che noi cercavamo di fare, rispetto alla generazione prima era quello di mettere meno chiodi possibili e quindi usare i NAT, che erano la grande novità del momento, e di fare quello che diceva un po' anche Gary Hemming, no? Che era un nostro idolo, cioè portati via solo le fotografie. Quindi allora cercavamo di mettere meno chiodi possibile e di cercare di scalare soprattutto con i NAT e gli eccentrici, che non c'erano i friend, e questo era un grosso limite che richiedeva una buona dose di coraggio, soprattutto nel fare le fessure, però comunque si cercava sempre di fare le cose con un certo criterio. E poi quello che si cercava di fare è di scalare in libero il più possibile, diciamo, fino a dove si riusciva. Non c'era ancora il concetto del resting allora, perché è un concetto che poi negli anni 70 non esisteva questa cosa, poi dopo è maturato poi negli anni 80. Noi non abbiamo neanche pensato di chiamare un po' il nostro, diciamo così, movimento, roba del genere, come Nuovo Mattino. È qualchedun altro che non saprei chi, che ha cominciato a usare questo titolo di un articolo di Giampiero per definire questa cosa che era stata embrionale, nata qui sulle pareti del Capo, la di Balma Fiorante. Noi eravamo ancora abituati
all'alpinismo e al modo di scrivere di Bonatti e di tanti altri, dove le salite finivano di essere sempre delle tragedie. Ma il nostro nuovo mattino è stato quello, dare dignità a tutte le pareti, a tutta la roccia che c'è in giro, purché fosse talmente impegnativa da richiedere tutte le tue facoltà. Secondo, sdrammatizzare l'alpinismo e l'arrampicata. Quelle che una volta erano considerate solo palestre come preparazione per l'alta montagna diventavano l'obiettivo. Quindi la modernità diventava in questo, nel vedere sulle rocce la possibilità di andare sull'estremo, di metterci tutta la nostra passione, capacità, coraggio, quel che vuoi, anche su pareti che non portavano a 4.000 metri, a 3.000 metri o su cime celebri. Noi cercavamo l'impegno totale, ma anche il divertimento. Sostanzialmente noi andavamo in montagna per vivere, non per rischiare la pelle. Quel che è avvenuto qui sulle pareti della Valle dell'Orco, e che poi è stato sintetizzato nell'espressione Nuovo Mattino, è un po' il corrispettivo alpinistico della rivoluzione culturale che la società in quegli anni stava attraversando. A un certo punto la solita lampadina, e se andassimo a provare ste pareti? Vado a cercare al CAI al giovedì sera, vedo Giampiero e ho detto questo è il meglio di tutti, faccio subito la proposta a Giampiero. Come gli parlo di queste pareti lui si mette a ridere. Mi dice, sono andato 2 giorni fa col canocchiale, ho già visto dove può passare la via. Al sabato, o la domenica successiva, eravamo già qui in 4, 2 cordate. Io e Giampiero avevamo fretta di cominciare, ci leghiamo assieme, lasciamo Morello con Ilio Pivano. Giampiero parte, fa il primo tiro, io lo raggiungo e parto per il secondo tiro. Facevamo da primi io e Giampiero, pensa in 3, siccome volevamo fare tutti da primi, ci sfavamo la cordata ogni tiro. Certo. Fatto sta che a un certo punto io avevo fatto un tiro abbastanza difficile, arriviamo su una placca liscia, parte Giampiero, arriva su fino e poi comincia, tira fuori il punteruolo, comincia a martellare per fare il buco. La terza martellata gli scappa il punteruolo, lin lin lin, va giù. Chiaro. E ci troviamo lì come 3 uccelli su un ramo, no? Che facciamo? Torniamo giù, faremo delle doppie, pazienza. A un certo punto sentiamo un urlo dall'alto ed era Ilio che si era caricato 2 corde. Una bottiglia di Barbera che io avevo nello zaino ed era andato fino in punta al capora. Ha legato le 2 corde ad un larice, butta giù le corde e noi siamo usciti ignominosamente con i Prusik. Però abbiamo bevuto la Barbera, abbiamo brindato lo stesso. La vostra fatica l'avete fatta. Anche se non meritata. 2 settimane dopo ritorniamo con altri 2 amici, Vareno Boreatti e Flavio Leone. Formiamo 2 cordate, Giampiero con Boreatti, io con Flavio Leone e finiamo la via. E questa volta abbiamo brindato a ragione. A ragione. Una settimana dopo. Questa è diventata la via dei tempi moderni. Quando Giampiero aveva già in mente il nome, sarà la via dei tempi moderni. E poi, ma come chiamiamo la parete? Allora a me è venuto il lampo di genio, ho detto, ma questo è bello come il Capitan, che conoscevo solo attraverso le fotografie. È solo più piccolo, allora invece che Capitano lo chiamiamo Caporale. Chiaro. E Caporal fu. Devo scaldare perché sono vecchio e anchilosato. Guarda che partenza. Siamo saliti. Questo tiro è stato fatto con un solo eccentric messo qui a destra, che poi è andato via, per cui tutto il tiro è stato fatto da Roberto Perucca senza niente. Noi non eravamo tanto per la prestazione, ma per l'avventura. Ci consegno l'eccentric che aveva messo Perucca, che è questo qua, 40 anni dopo. È l'unica cosa che puoi mettere in tutto il tiro. Spettacolo! Allora, ci va! Buon Nautilus! Questa via è nata come tante per caso, non è che addirittura siamo partiti, io avevo una baita qui sopra, che adesso chiamiamo la baita di Sitting Bull, no? Perché era sotto la fessura di Sitting Bull, ed era proprio una comunità, no? Un po' come si era creata la Palud in Verdon, lì c'era una comunità di scalatori, e una mattina con Mario Liengo,
decidiamo di andare a esplorare questa parte qua del Sergent dove non eravamo mai stati, diciamo. Andiamo a vedere se si riesce a fare qualcosa nella parte destra così del Sergent, senza avere la minima idea di che cosa avremmo trovato. A quel punto si è aggiunto Roberto Perucca, che era un ragazzino forte ma giovanissimo, senza nessuna esperienza, e che non vedeva l'ora di venire con noi. Allora noi l'abbiamo preso con noi e ha voluto fare il primo tiro. Ha fatto il primo tiro e poi ha messo un eccentric che a metà tiro gli è andato via, per cui ha fatto tutto il primo tiro del Nautilus, cioè l'ultima parte del tiro l'ha fatta senza niente. In free solo, senza saperlo. Perché questo eccentric, poi avendolo messo sulla destra, lui è andato a scalare sulla sinistra e si è sfilato. E questa via l'avete aperta in che anno? Esattamente 40 anni fa. Sì, me lo ricordavo più o meno così, sì, solo che adesso con i friend ovviamente uno è molto tranquillo, invece una volta uno doveva scalare un po' più guardingo perché non era possibile proteggersi così bene come adesso, meglio adesso ovviamente, molto meglio. Ci siamo resi conto che la via della rivoluzione rispetto a quel che avevamo fatto prima era ancora un'altra cosa, una cosa diversa, mettersi su per un affare del genere. E allora via della rivoluzione voleva dire che rispetto al nostro tempi moderni di un anno prima c'era stata un'ulteriore rivoluzione. Okay. Eccoci Ugo, all'attacco. Quanti anni dopo? 49. 49, perché questo è del 73. Del 73. Beh, sono veramente felice che Ugo ci onori della sua presenza e venga a scalare con noi. Sono emozionato, direi. Ancora mi chiedo se sia merito della genetica o dell'acqua che bevete. Ma veramente io credo di aver forse bevuto più vino che acqua nella mia vita. Allora è merito del vino. Una volta ero più ginnico a prepararmi. Adesso mi sento un po' anchilosato. Fa un po' spensare che loro l'hanno fatta con qualche chiodo e ad Ugo hanno perfino tolto i nat dalle fessure. Noi invece, che siamo figli della bambagia, ci attacchiamo a una serie di friend completa. Circa una decina di anni fa, 10 o 11, ho raccolto tutte le mie scarpette d'arrampicata, le ho portate tutte a risuolare di nuovo, pensando magari all'ultima volta che faccio risuolare delle scarpette. Da allora invece ne ho consumate almeno una decina di paia ancora. Anche se qualcheduno mi accusa di essere poco sensibile, almeno apparentemente, un po' di emozione a ripetere questa via mi è venuta. Ma chi sei, Ugo? Chi sei? Qua c'è da sparire nel ventre della montagna, altro che... Quando sono arrivato qua si poteva proseguire per quella fessura, che poi dopo abbiamo anche fatto, però quando la prima volta che siamo venuti avevamo pochissimo materiale, quasi niente, e comunque si cercava sempre di andare, salire sulla linea di minor resistenza. Il cammino, così come per voi in Dolomiti, era per noi uno dei posti dove si poteva salire in sicurezza, anche se non si poteva assicurare, perché comunque uno è sempre incastrato, per cui non si ha un po' di tecnica. E quindi siamo andati a vedere lì, io pensavo prima di scalarla esternamente, poi ho scoperto che invece andando lì ci si infila dentro, ci sono due masse, abbiamo fatto una sosta e poi siamo venuti fuori da fuori.
Una volta qui dentro era una maniera, anche se non potevi proteggerti, la tecnica del cammino ti permetteva comunque di scalare e di non aver paura di cadere. Quando l'ho fatto la prima volta io puntavo a questi massi qua, ero sicuro che qua potevo mettere un cordone. Devo dire una cosa, che per fare la vita che ho fatto io bisogna anche avere una buona dose di egoismo. Io avevo una famiglia, ho avuto una figlia e roba del genere, quindi ogni tanto per fare quello che ho fatto io in montagna devi cancellare tutto, i ricordi, tutto e devi dire vado a fare questa salita e basta e non pensare ad altro. Altrimenti avresti mille motivi validi, tutti validi, per non andarci. È difficile dedicarsi tanto alla montagna, alla scalata come ho fatto io e altri hanno fatto più di me, no? Per il resto invece sono ben soddisfatto di averlo fatto. Se dovessi ricominciare lo farei di nuovo. Guarda qua, questo è uno dei vostri chiodi originali. Probabile. Eravamo in cinque e formammo due cordate, una formata da Mike, Giampiero Motti e Guido Morello e la seconda c'ero io come secondo Roberto Bianco. Decidiamo di scambiarsi i chiodi perché i primi avevano i chiodi, mettevano i chiodi necessari e l'ultima cordata avrebbe tolto i chiodi e li avrebbe ripassati alla prima. A un certo punto c'è un lunghissimo dietro, molto bello, e io la prima cordata era passata, io da in testa la seconda cordata, arrivo all'inizio del chiedo, trovo un bel chiodo Cassin, una fessura, mi assicuro e vado su. Salgo lungo la fessura, non trovo niente. Dico, perché questi qui non hanno messo qualche chiodo? C'è una bellissima fessura. Niente, trovo niente e allora comincio a dire, ma però se sono passati loro, passo anch'io. E con molta attenzione sono andato su e sono arrivato alla sosta. Quando arrivo alla sosta, Giampiero Motti mi fa ballare davanti al naso degli strani aggeggi che non avevamo mai visto, che erano dei blocchetti di alluminio con un cavetto d'acciaio. E mi dice, ti piacciono questi? E io dico, e cosa sono? È il tuo pesce d'aprile. Infatti il giorno dopo era il primo d'aprile. Morale della favola, Giampiero, da secondo di cordata, ha detto a Morello, che era il terzo, togli un po' quegli affari lì che facciamo uno scherzo a uno. Li han tolti e me la fate ballare davanti al naso. No, bravo! Bravissimo! Non ho parole. Diciamo che per merito o colpa, diciamo merito di questo tiro, io mi sono messo insieme a Sabrina, mia moglie, perché lei veniva da Lucca, voleva fare una via in Valle dell'Orco, perché conosceva un po' tutta la storia. Io gli ho detto, vabbè, proviamo ad andare a fare il Nautilus che non l'ho più ripetuto, e ho messo un friend e lei non è più riuscito a toglierlo, ma lei non sapeva quanto costavano i friend e cose. Quando è arrivato su io sono sbiancato, perché comunque un friend costa parecchi soldi. Ho fatto comunque finta di niente e gli ho detto vabbè, pazienza, no? Quando lei ha saputo quanto costavano, poi è tornata a Lucca, l'ha comprato e me l'ha riportato. E quando l'ha riportato, niente, quel friend è stato Galeotto, ci siamo messi insieme. Quindi il Nautilus e quel friend hanno avuto anche questa funzione nella mia vita, quella di farmi conoscere Sabrina e poi sposarmi con lei. Mi tocca poi sposare Bebero, se gli lascio il freno.
su veloce? Sì. Te, le mani di uno scalatore, guarda qui che fa bene le mani scalare tanto. Questo dovrebbe essere l'ultimo tiro e la fine della paretina. A me l'alpinismo ha dato anche un'altra cosa. Io già quando ero ragazzino, sì, mi piacevano le avventure, leggevo libri di avventure e roba del genere. E l'alpinismo, sì, è stata una possibilità per me, all'uomo moderno, di vivere avventurosamente. Perché tu andavi contro qualcosa che non conoscevi e lo scoprivi poco per volta e passavi la tua avventura. E un'altra cosa era questa, che a me piace le cose, piace condividerle, no? Non mi piace tenerle per me, a me piace condividerle. Per cui, anche se all'inizio facevo molta fatica, ho sempre cercato di raccontare le avventure che avevo vissuto. E questo è un qualcosa che mi diverte proprio, ancora adesso che non sono più in grado di fare delle grosse avventure, eccetera, però il riscriverle, roba del genere, me le fa in qualche modo un po' rivivere. Quando uno viene qua, è come quando uno anche non crede, ma entra in una cattedrale gotica, non puoi non essere preso da un senso mistico, no? Anche se non sei credente, io non sono credente, però quando entri in una cattedrale gotica, insomma, non puoi, quando entri a Notre Dame non puoi non sentire qualcosa. Eccoci qua. Non posso dire di aver fatto l'altro con la guida. Tu non sai che regalo ci hai fatto venire a scalare con noi oggi. Credo proprio che questa trasferta sarà la prima di una lunga serie. Il viaggio di Dolomitiche è solo all'inizio. Adesso guarda qua dove siamo, in vetta con un capitano di fronte al suo caporale.